Operazione Strade Sicure. Iniziano con maggiore intensità i controlli su strada per garantire più sicurezza all'utenza, soprattutto in questo periodo di esodo estivo, quindi con l'arrivo di utenti anche dal nord. Recentemente è stata aperta un nuovo tratto autostradale completato dai lavori che interessano la 3 Salerno-Reggio Calabria. Invitiamo sempre gli utenti a moderare la velocità, l'uso delle cinture e non fare uso del telefono durante la marcia, che sono le infrazioni che molto frequentemente causano incidenti. Voglio principalmente rassicurare gli utenti che proprio per i nuovi lavori, il completamento dei lavori per la 3, c'è stata una grande diminuzione dell'incidentalità, quindi sicuramente c'è più sicurezza proprio per la struttura autostradale, la realizzazione della corsia di emergenza e corsie ancora più larghe rispetto a prima, posso assicurare che quasi un metro per ogni corsia in più rispetto alla vecchia tratta autostradale. In questo periodo, proprio per un'organizzazione dei servizi a livello provinciale, sia sulla 106, statale 106, come sappiamo tutti che è un'arteria stradale di notevole importanza e di elevato traffico, e sull'autostrada, proprio il tratto A3, sono stati intensificati i servizi di vigilanza, quindi noteremo delle pattuglie che assicurano anche un punto di riferimento all'utenza. Non è tanto la repressione delle infrazioni, ma chiunque ha bisogno può tranquillamente chiedere ausilio e soccorso alle pattuglie. Quanti uomini e quanti mezzi? Abbiamo parecchie pattuglie. Noi soltanto come sottosezione di Polizia Stradale di Palmi assicuriamo 3 pattuglie per ogni turno di servizio, quindi molto, molto, molto vigilata la tratta autostradale sia da Rosarno fino a Scilla. Poi ci sono altre pattuglie del distaccamento di Villa San Giovanni che coprono ancora il tratto interessato ancora dai lavori tra Scilla e Reggio Calabria. La sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria a livello provinciale coordina alle altre pattuglie il distaccamento di Siderno e il distaccamento di Brancaleone, compresa la sezione provinciale che coprono la 106 fino al limite provinciale della SS106 e anche la Ionio Tirreno, che è un'altra arteria stradale di notevole importanza.